Buongiorno, benvenuti a questa 25 marzo, lunedì 25 marzo, giornata fondamentale perché questa sera avremo Quarta Repubblica, questa sera a commentare i risultati della Basilicata ci sarà Matteo Salvini, che è il personaggio ovviamente anche oggi del giorno, per il semplice motivo che la Basilicata per l'ennesima volta in queste ultime tornate elettorali dimostra la forza del centrodestra unita, o se volete la debolezza del centrosinistra che non riesce assolutamente a portare a casa una regione, tant'è che oggi giornata tutti quanti notano come le regioni a guida centrodestra siano passate da 4 del 2018 a 10 e dunque per la prima volta le regioni guidate dal centrodestra siano superiori a quelle guidate dal centrosinistra, 10 a 9. Cosa succede poi per gli altri, cioè il Movimento 5 Stelle? Beh, il Movimento 5 Stelle è da solo, anche se bisogna segnalare come in Basilicata sia ancora il primo partito con circa il 20%, molto lontano dal 44% che fece segnare le politiche del 5 marzo, ma comunque resta pur sempre il primo partito, superiore anche nei voti alla Lega Nord, o comunque la Lega come si chiama oggi. Il giornale però titola Tranchant, buongiorno ad Attilio che lo vedo in collegamento, il giornale Tranchant titola Di Maio Game Over. Beh, che qualche problema ci sia, forse non esagerato come è il titolo icastico di un quotidiano, beh, lo segnala un retroscena oggi del Corriere della Sera in cui paragone, quello che è stato leghista, forzitalista, e nominato in Rai, poi è arrivato finalmente al suo, penso, risultato finale, quello di diventare parlamentare del Movimento 5 Stelle, oggi dice abbiamo sbagliato perché abbiamo messo da parte Di Battista e quell'idea di movimento, diciamo, di battaglie di governo tipico di Paragone, per cui la colpa è sempre di qualcun altro. Si sta forse preparando a qualche altro movimento politico? Non lo escluderei, questo è, diciamo, insomma, un po' la sua storia, però è anche, soprattutto per quello che interessa a noi, il segnale, bonjour alla nostra Françoise, è anche il segnale di una certa irrequietezza. Se Paragone, che è nell'inner circle dei, diciamo, dei grillozzi della prima ora, sta dicendo che c'è un problema e che Diba non l'abbiamo visto a sufficienza, beh, insomma, questo è un silurone nei confronti di Di Maio ed è un problema per l'attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle. Conte, in un'intervista, come sempre, in cui non dice nulla sulla stampa, una mezza cosetta la dice, a cui potete credere o meno. Andrea, buongiorno, anche a Luca Donadel, che vedo che si è collegato ora, e dice alla stampa, Conte, il voto alle regioni non minaccia il governo. Balle, ovviamente, perché mi sembra che ci siano segnali completamente diversi, però d'altronde il Presidente del Consiglio che cosa può dire? Quello che può dire Mieli sul Corriere della Sera è veramente imbarazzante, non tanto perché, cioè, se c'è un rappresentante del vecchio pensiero, ma che può anche avere delle sue attù, può anche piacere a qualche necrofilo, cioè può piacere a qualcuno il vecchio pensiero, è il poter dire tutto il contrario di tutto. Io mi ricordo, ne parlammo un paio di settimane fa qua sulla Zuppa, di quando Mieli ci spiegò che il PD è una cosa da puntare alle elezioni anticipate. Oggi invece riesco a leggere in Mieli il fatto che il PD una cosa non ha, e cioè un'idea forte per poter vincere le elezioni, è sempre il racconto del giorno dopo. Io tutti questi non li vedevo notare sui giornali i problemi dell'immigrazione quando loro ci dicevano che bisognava accogliere, e quando il fenomeno Salvini cresceva per immigrazione, sicurezza, me lo ricordo a Virus quando ne parlavamo e questi stavano zitti, anzi erano un po' disgustati dal nostro modo di fare giornalismo. Vabbè, comunque, Patuanelli, un altro importante oltre a Paragone, uomo del Movimento 5 Stelle, oggi ci dice non capisco come la Lega si metta di traverso sulla Cina. Insomma, ci sono un po' di torbidi che si delineano non tanto sul castello di Blendings, ma sul castello in cui vivono 5 Stelle e Lega insieme, cioè Palazzo Chigi. Fantastica nella sua imbarazzante ignoranza la Gabanelli oggi sulla flat tax, che ci spiega che è una cagata. Oggi la flat tax per la Gabanelli ci spiega che è una cosa orrenda. Vedete, io posso anche condividere alcune critiche, condividere no, ho detto male, posso anche capire che qualcuno critichi da un punto di vista ideologico la flat tax. Chi vuole le tasse punitive non ama la flat tax, chi vuole la tasse per rendere un po' più poveri i ricchi e fregandosene del fatto che ci siano incentivi a lavorare di più può odiare la flat tax, ma i criteri che lei finge di usare, cioè scientifici ed economici, sono imbarazzanti, tra quali uno in cui ci spiega che aumenta il nero con la flat tax e poi ci spiega che non dà incentivi
incentivi al lavoro, cioè è una specie di accozzaglia di luoghi comuni in cui ci spiega per quale motivo, cerca di dare qualche ragione teorica al motivo, sua pratica, al motivo per il quale la flat tax non andrebbe bene. È veramente una, se voi le mettete insieme, è un insieme di baggianate pubblicate in una pagina intera del Corriere della Sera, che ci dovremo sorbire questa sera anche sulla 7, perché ormai Corriere della Sera, Mentana e Gabbanelli dicono la stessa cosa, diciamo non a reti unificate ma a gruppo editoriale unificato, cosa sacra e giusta. Ma la cosa fondamentale, ve lo ripeto, si critichi la flat tax, ma per il suo principio, cioè un principio liberista, non per i suoi effetti, che anche i suoi critici, gli economisti, non possono che negare, non possono che affermare essere positivi. È chiaro che un incentivo al lavoro la flat tax, è chiaro che fa emergere il nero la flat tax, è del tutto evidente, tranne che ovviamente nella testa del Corriere della Sera di oggi. Fantastico, sullo Ius Soli continuano le polemiche, anche la Chiesa, oggi in Repubblica ci fa una doppietta, Monsignor Paglia e Minniti che dice che dobbiamo adottare lo Ius Soli. Però io mi chiedo, quella Repubblica laica degli anni 80 che ce l'aveva contro le ingerenze dello Stato, della Chiesa, non dice nulla quando pensa che un sacerdote simpatico, l'ho intervistato recentemente anch'io a Matrix, come Monsignor Paglia, che si occupa di famiglia, chieda che venga approvata una legge sullo Ius Soli in Italia, che non ha nulla, un cazzo di nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere il magistero della Chiesa. Cioè la Chiesa, se si occupa secondo me di famiglie, di unioni civili, di sacramenti, degli affari suoi, dell'ICI, a me va bene, fa parte del suo DNA. Ma riguardo allo Ius Soli, e se c'è una prerogativa laica dello Stato, una prerogativa liberale dello Stato, è occuparsi della difesa dei propri confini. Non ci facciamo dettare le norme, le leggi e le intuizioni su materie che non riguardano lo spirito, ma riguardano proprio l'essenza di uno Stato, dalla Chiesa. Non ce lo dovremmo far dettare da nulla, ma su questo ancora di meno, no? Oppure gli stessi che non vogliono che la Chiesa sia, diciamo, madre dei principi morali di questo paese, invece vuole che lo sia per lo Ius Soli. La trovo piuttosto, come possiamo dire, in contraddizione. Roma è allo sfascio. È allo sfascio, e non tanto per l'indagine, che secondo me è una stupidaggine, leggete queste labbra, per me è una stupidaggine sul Presidente del Consiglio De Vito. Io penso che Danny De Vito alla fine dimostrerà la sua innocenza, cioè è una specie di arruffa popolo, amico dei, è chiaramente contattato dai costruttori, stiamo parlando di niente. Un tempo Ferrara avrebbe fatto campagne in sua difesa, ma ovviamente oggi non le fa più il Foglio, ma l'avrebbe dovuto fare. Non è questo il tema è che Roma fa schifo per l'incapacità di gestire Roma da parte di quella incapace, si può ancora dire incapace, di Virginia Raggi. Bastava vederla ieri sera da Giletti, scandalizzata per De Vito. No, tu non devi essere scandalizzata per De Vito, cara Raggi, tu devi essere scandalizzata perché non sai far funzionare una metropolitana in questa città, devi essere scandalizzata perché hanno chiuso Piazza di Spagna, Repubblica e Barberini, tre fermate della metropolitana in questa città, metropolitana che peraltro fa già schifo rispetto al resto delle capitali del mondo. Tu devi essere scandalizzata, come nota oggi il Messaggero, e non solo, per cui si è stato incenerito il secondo deposito di rifiuti dell'AMA. Dopo il primo c'è anche il secondo. Sapete cosa vuol dire quando bruciano tonnellate di rifiuti? Che si produce diossina. La diossina dei rifiuti bruciati così si produce, nei termovalorizzatori no. Questo è l'incapacità di questo sindaco, di quelli che hanno pensato bene di utilizzare questo sindaco per votarla. Un incapace totale. Non per De Vito, non per... Oddio, che orrore De Vito che prende le tangenti. Io preferirei meno De Vito in carcere e più rifiuti termovalorizzati e più metropolitane che funzionano in questa città, ma evidentemente non la pensano così i romani che l'hanno votata. Voglio chiedere ai nostri amici del Foglio, di Repubblica, del Corriere, Gaggi, Ferrara, Trampini, cosa diranno del fatto che ieri Trump, secondo il durissimo procuratore Mueller, quello che doveva inchiodarlo per Russia Gate, ve lo ricordate, fa una relazione e dice: ragazzi, non c'entra nulla, non c'è nessuna collusione di Trump e dei suoi uomini con Russia Gate. Ve lo dico io cosa dicono oggi. Repubblica si inventa il super procuratore pubblico Mueller lo scagione, ma spunta un nuovo reato, ostruzione al lavoro ai giudici. È così, è così, cioè non gli va mai bene. Russia Gate uguale Trump? Zero. Ci hanno messo il più cattivo dei procuratori, tra l'altro insultato da Trump perché gli stava sulle balle, ma in quel sistema il più cattivo dei procuratori che cosa dice? Trump non c'entra nulla. Eppure ci sarà questa ombra di Russia Gate che rimarrà a vita. Piero, ciao, buongiorno, sono contento che sei qui con noi. E quindi Trump non sarà mai comunque assolto da questa giornalista
unico italiano per cui Trump resta uguale Russia Gate, anche se Mueller dice di no. Sulla Brexit, l'altro grande luogo comune dell'Italia, Dio salvi gli italiani da Brexit, sembra che ci sia un disastro per gli italiani che sono in Inghilterra e che non vedranno più i benefici, che ne so, di per esempio costi dell'università ridotti perché siamo europei, ma io sono convinto che le università troveranno un modo per attirare studenti universitari non inglesi in qualche altro modo, ma la cosa fenomenale è che finalmente, anche se tra le righe, qualche italiano pensante a Londra, che non è nel luogo comunismo di quello che pensano tutti, c'è Giovanni Sanfelice, businessman che si occupa di relazioni pubbliche e non solo, che dice forse con un'Inghilterra fuori dall'Europa ci saranno rapporti più diretti tra Inghilterra e Italia e questo è un bene. Direi che per oggi è tutto, noi questa sera abbiamo Quarta Repubblica 21:30, parleremo con Salvini dei risultati elettorali, avremo il presidente del Partito Popolare Europeo Weber che ci spiegherà vanno o non vanno i popolari europei con Le Pen e con Salvini come ci ha spiegato Berlusconi proprio a Quarta Repubblica, e il caso ovviamente del Movimento 5 Stelle con tanti ospiti per capire se la parabola dei grillini è simile a quella di Renzi, salgono come dei razzi, scendono altrettanto velocemente. A questa sera in prima serata, se vi piace questa zuppa condividetela, e tra poco sul sito nicolaporro.it uno straordinario pezzo di Luca Telese, dovete vedervelo, sugli eroi di Fazio. Possibile che non ci fosse un ragazzino italiano, quello che si è dato per ostaggio? Perché questo, diciamo, buonismo al contrario, per cui sono buoni solo gli immigrati, gli italiani non lo sono mai? Ce lo spiega Luca Telese sul sito nicolaporro.it tra poco. Ciao!